stiamo per partire per la ciclovia delle acque. Prima ci accompagna Beppe Sereno. E io potrei morire oggi. Vai! Ciao! Alice, raccontaci un po' come avete aperto e perché a Bologna. Abbiamo aperto 2 anni fa, lavoravamo prima in un'officina, in una ciclofficina senza negozio, quindi non aperta al pubblico. Da un po' di tempo avevamo questa idea e ci siamo uniti all'idea del caffè, abbiamo unito le due cose, biciclette e caffè, ed è venuto fuori il ciclocaffè. È la prima realtà del genere a Bologna? Credo che sia la prima, in realtà c'è già Dinamo che fa però molte altre cose. Solo biciclette e caffè che è aperto a Bologna è il nostro. Siamo davanti alla prima tappa, il sostegno della Bova. La vostra clientela sono più persone che vengono qui per riparare la bici e scoprono che avete anche l'angolo caffetteria, oppure vengono anche clienti abituali dopo che sono stati qua a riparare la bici? Abbiamo sia un tipo che l'altro, quindi ci sono tantissimi ciclisti a Bologna, quindi continuamente entrano ciclisti che devono riparare la bici e si accorgono che abbiamo anche il bar, altrimenti chi ci conosce già torna, spesso tornano per il caffè perché è la nostra passione. Ci dicono che lo facciamo bene. E i servizi che offrite oltre a riparare la bici e il caffè? Siamo amici di Salve Ciclisti, della rete Salve Ciclisti, e come negozio cerchiamo il più possibile chiaramente di partecipare, perché i ciclisti sono una comunità che ha bisogno comunque di sentirsi comunità. Esatto, sentirsi comunità. Lezione di ciclismo urbano. Danno più comune, come evitarli? Danno più comune ovviamente la foratura, perché le nostre strade sono piene di rifiuti, oggetti taglienti, sassi, vetri, eccetera. Quindi il consiglio è tenere le gomme sempre gonfie e utilizzare ricambi di buona qualità. La marchiatura, perché è comunque una cosa in più che vale la pena fare oltre all'acquisto di un buon lucchetto? La marchiatura è un ulteriore deterrente per i ladri di biciclette, perché praticamente associa in maniera univoca il mezzo al proprietario, e che è il problema principale che si riscontra quando la bicicletta viene rubata, perché uno va dalla vigile, magari anche a un passo dove la bici è stata rubata, e non ha modo di dimostrare che la bici era sua. Seconda tappa, sostegno del battiferro. Colonnello, recluta, il piccolino. E quella là la chiamiamo la Marina. Guarda come si stanno conoscendo! Niente, non ci sono piaciute. Ti va di farci fare un po' un tour della ciclofficina? Partiamo dal bar, questa è la parte dedicata al caffè. L'altra parte del negozio è la vendita di biciclette e accessori. Parte di queste bici sono assemblate da noi, altre bici vendiamo nuove, e l'altra parte della nostra attività è l'officina, che c'è lì sotto. Attenzione alla testa. Voilà, questa è l'officina. Questo è meccanico, Tonino. Impariamo, assembliamo, restauriamo, inventiamo, giochiamo soprattutto. Terza tappa, Ponte della Bionda. La bicicletta si divide spesso sbagliando in bicicletta sportiva, quindi da corsa o mountain bike, e invece la biciclettazza da tutti i giorni proprio. Invece la bici è un ottimo mezzo anche per vedere la città, perché abbiamo una bellissima città e in bicicletta si raggiungono anche posti che in macchina non si raggiungerebbero.